il piano di perdono dello Spirito Santo. Perdonare è guardare oltre. Guarda quindi oltre l'errore e non permettere alla tua percezione di soffermarti su di esso, perché crederai a quello che la tua percezione sostiene. Se vuoi conoscere te stesso, accetta come vero solo quello che tuo fratello è. Percepisci in lui quello che non è e lo vedrai falsamente. Ricorda sempre che la tua identità è condivisa e la condivisione è la sua realtà. L'espiazione è il modo di disfare la credenza che qualsiasi cosa sia solo per te. Quindi essa è per tutti. Hai una parte da svolgere in essa, ma il suo scopo è al di là di te. Non capisci come guardare oltre gli errori, altrimenti non ne faresti. Sarebbe un ulteriore errore credere che non ne fai, così come credere che tu possa correggerli senza una guida per la correzione. Questo piano non viene da te, perché hai idee limitate su quello che sei. Da qui nascono tutti gli errori. Il modo per disfarli non viene da te, ma è per te. L'espiazione è una lezione di condivisione per ricordarti come condividere. Reinterpretando la capacità di attaccare nell'abilità di condividere, l'espiazione traduce quello che hai fatto in ciò che Dio ha creato. Se vuoi compiere questo, non puoi guardare le tue capacità con gli occhi dell'ego. Tutta la loro pericolosità sta nel giudizio dell'ego. Tutta la loro utilità è nel giudizio dello Spirito Santo. Anche l'ego ha un piano di perdono, perché tu gliele chiedi uno. Il piano dell'ego è di farti prima vedere chiaramente l'errore, per poi non vederlo più. Tuttavia, come puoi non vedere quello che hai reso reale? Qui è dove l'ego è costretto a fare appello ai misteri, sostenendo che devi accettare quello che è senza significato per salvarti. In molti hanno cercato di fare questo in mio nome. Il perdono che viene imparato da me non usa la paura per disfare la paura. Non rende reale l'irreale per poi distruggerlo. Il perdono, attraverso lo Spirito Santo, consiste nel non vedere l'errore fin dall'inizio e mantenerlo così irreale per te. Non permettere minimamente alla tua mente di credere nella sua realtà. O crederai che devi disfare quello che hai fatto per essere perdonato. Per lo Spirito Santo, gli effetti dell'errore sono inesistenti. Egli insegna che l'ego non esiste e lo dimostra. Segui il suo insegnamento perché il perdono è la sua funzione e sa compierla perfettamente. Questo è quello che intendo dire con i miracoli sono naturali, quando non accadono, qualcosa non ha funzionato. I miracoli sono il segno che sei disposto a seguire il piano dello Spirito Santo per la salvezza, riconoscendo che non capisci cos'è e che non è la tua funzione.
La confusione di funzioni è tipica dell'ego, che crede che tutte le funzioni gli appartengono, anche se non ha idea di cosa siano. Non ha idea di quello che percepisce. Per questo le sue reazioni sono imprevedibili. Se non hai idea di quello che ti sta succedendo, come puoi aspettarti di agire appropriatamente? Come può un ego imprevedibile essere una guida? Chi sceglie una guida folle è folle allo stesso tempo. E non è vero che non ti rendi conto che la guida è folle. Te ne rendi conto, perché me ne rendo conto anch'io. L'ego vive letteralmente di tempo preso in prestito e i suoi giorni sono contati. Non aver paura del giudizio universale, ma accoglilo e non aspettare. Il tempo dell'ego è preso in prestito dalla tua eternità. Questa è la seconda venuta, fatta per te allo stesso modo in cui è stata fatta la prima. La seconda venuta è il ritorno del buon senso. Come può questo fare paura? Non puoi trovare soddisfazione nella fantasia, quindi devi cambiare idea in merito alla realtà. Se il pensare che la realtà fa paura è sbagliato, allora Dio può aver ragione. E ti assicuro che ha ragione. Sii contento quindi di esserti sbagliato. È successo perché non sapevi chi fossi. Quando cerchi la realtà nelle fantasie, non la troverai. Simboli della fantasia sono dell'ego. Perciò non hanno significato. Le favole possono essere spiacevoli o spaventose, ma nessuno dichiara che sono vere. I bambini possono crederci per un po', rendendole vere per loro, ma quando emerge la realtà, esse svaniscono. La realtà non è scomparsa nel frattempo. La seconda venuta è la consapevolezza della realtà, non il suo ritorno. Guarda, bambino mio, la realtà è qui, appartiene a te, a me e a Dio, perfettamente soddisfacente per tutti noi. Solo questa consapevolezza guarisce, perché è la consapevolezza della verità.